Così si continua il cammino, in un'attesa fiduciosa, e le giornate sono lunghe e tranquille, il sole risplende alto nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare. A un certo punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle spalle nostre, chiudendo la via del ritorno. Allora si sente che qualche cosa è cambiato. Normalissimo supplente che subentra a metà dell'anno scolastico. Oggi volevo parlarvi di un libro che, beh, devo dire, mi ha cambiato la vita. E mentre normalmente, come succede normalmente, i ragazzi quando arriva un supplente sono convinti che sarà un periodo di vacanza, invece si presenta un professore interessante che ha qualcosa da dire. Venga la lavagna. E i ragazzi dimostrano di aver voglia di ascoltarlo. Ci andavi verso lei e non pensavi che da quell'attimo saresti stato quel che sei. Tu sei, non sei più quel che eri un tempo e ora sei quel che c'è di diverso da me. E pensare a quanto tradirono tutti quei baci che tolsero via dalle bocche le frasi che avremmo voluto gridare per convincerci che
di amarci noi non ne saremmo mai stati capaci. Allora tu spiegami dei nostri baci il senso, e se un senso lo trovi dimmi almeno qual è. Dimmi se c'è. Ascoltarmi, ho ancora altre facce da indossare, tu chi sei? Mi assomigli tra quelle che ho cucito e non ricordo più chi sei. Tu sei, non sei più quel che eri un tempo e ora sei quel che c'è di diverso. Giovanni Drogo in quel momento dormiva ignaro e sorrideva nel sonno, come fanno i bambini. Passeranno dei giorni prima che Drogo capisca ciò che è successo. Sarà allora come un risveglio. Si guarderà attorno incredulo, poi sentirà un trepestio di passi sopraggiungenti alle spalle. Vedrà la gente, risvegliatasi prima di lui, che corre affannosa e lo sorpassa per arrivare in anticipo. Sentirà il battito del tempo scandire avidamente la vita. Non più alle finestre si affacceranno ridenti figure, ma volti immobili e indifferenti. E se lui domanderà quanta strada rimane, loro faranno sì ancora accenno all'orizzonte, ma senza alcuna bontà o letizia. Intanto i compagni si perderanno di vista. Qualcuno rimane indietro sfinito, un altro è fuggito innanzi e oramai non è più che un minuscolo punto all'orizzonte. Dietro quel fiume, dirà la gente, ancora 10 chilometri sarai arrivato. Invece non è mai finita. Le giornate si fanno sempre più brevi, i compagni di viaggio più radi, alle finestre stanno apatiche figure pallide che scuotono il capo. Fino a che Drogo rimarrà completamente solo e all'orizzonte ecco la striscia di uno smisurato mare immobile, colore di piombo.